Le organizzazioni sindacali più rappresentative del mondo della scuola sono unite su obiettivi comuni, tra questi l'emergenza precariato. Il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato non si è affatto ridotto, infatti, negli ultimi anni. Occorrono dunque soluzioni che consentano da subito la stabilizzazione dei rapporti precari sia nell'area del personale docente che nel personale ATA. Nella provincia di Siena, dei posti disponibili per le immissioni in ruolo nella scuola media e nella scuola superiore, è stato possibile assegnare solamente il 30% dei posti. Una situazione più drammatica e più sicuramente del sostegno, in cui è stato assegnato solamente il 37,5% dei posti a ruolo, che si concentra soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, visto che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado mancavano candidati per le immissioni in ruolo. Graduatorie ad esaurimento dei docenti per le scuole medie e superiori ormai del tutto privi di candidati. Sono Silvio Bonecchi e sono il segretario provinciale della UIL Scuola. Con me ci sono Anna Cassanelli, FLC CGL, Alessandra Gabiti, CISL Scuola, Carlo Gelabuccato, SNALS Scuola. Siamo qua insieme perché la scuola sta affrontando un momento molto critico nel quale una serie di problemi ci inducono a tornare insieme per far sì che i nostri problemi della scuola, e sono problemi anche dei cittadini che sono utenti della scuola, possano trovare una soluzione. I problemi sono quelli che già 10 anni fa abbiamo denunciato. C'è il problema del rinnovo del contratto nazionale di lavoro, che dopo 10 anni è stato rinnovato lo scorso anno e che è già scaduto e che dobbiamo rinnovare per andare a ritrovare anche quel giusto riconoscimento alle professionalità del mondo della scuola, che sono sempre sottovalutate perché sono ormai preda di luoghi comuni che snaturano quella che è la loro vera entità. Un altro problema è quello che abbiamo denunciato sempre 10 anni fa, non perché siamo stati bravi, ma perché essendo persone che nella scuola ci stanno, la scuola la vivono e vedono che cosa può succedere. Il problema è l'arruolamento del personale. Avremo un problema di posti da coprire con supplenze sia per i docenti che per il personale ATA, che dovranno andare a coprire tutti quei posti che in organico di diritto sono rimasti liberi a seguito delle ultime vicissitudini legate alle pensioni. Un altro problema che c'è e che ci sta molto a cuore è la regionalizzazione dei servizi scolastici in alcune realtà nazionali. Tutti questi problemi saranno oggetto oggi di una conferenza stampa in cui cercheremo di illustrare quelle che sono le nostre proposte, quelle che sono i contenuti di questa nostra azione sindacale, quelle che sono le realtà che stiamo affrontando. A seguire faremo un'assemblea provinciale unitaria, tutti e quattro insieme, presso l'Istituto di Istruzione Superiore San Rocchi, insieme a tutto il personale di tutta la provincia, sia docenti che ATA, per affrontare insieme a loro queste tematiche, capire quelle che sono le proposte che ci verranno formulate dal personale, perché noi dobbiamo ascoltare il personale, per poi riportare nelle sedi opportune per tramite dei nostri rappresentanti nazionali queste loro esigenze. E nel pomeriggio una delegazione ristretta, ovviamente non possiamo andare tutti per motivi ben comprenderete, si recherà in prefettura a presentare al prefetto il documento unitario che è stato redatto dalle nostre segreterie nazionali, nel quale sono esplicitati molto più chiaramente, molto più dettagliatamente gli argomenti che sottendono a questa nostra azione sindacale. Come vedete, qualcuno ci dice sempre: ma perché non fate le cose insieme? Tante volte ce l'hanno detto, ora sono diversi anni che le organizzazioni confederali e lo SNALS insieme a livello locale e a livello nazionale perseguono i medesimi obiettivi che nel recente passato ci hanno visto protagonisti di molti interventi, di molte azioni, anche di diversi scioperi ben riusciti. Dobbiamo dire anche questo, quando le cose ci riescono dobbiamo dirlo, così come quando diciamo le cose non ci riescono, e che hanno portato anche a dei successi. Il problema più grosso del personale della scuola ultimamente più rilevato era quello della sede sull'ambito. Del fatto che tu non potevi avere la sede su una scuola, ma se facevi un certo tipo di percorso diventavi titolare sull'ambito, cioè non su una scuola ma su una entità geografica. Siamo riusciti, grazie a un lavoro forte e a delle pressioni fatte nelle stanze laddove si devono, nei luoghi di concertazione, a togliere questa cosa, per cui gli ambiti non esistono più. Il personale scolastico, sia esso docente o sia esso non docente, potrà chiedere di avere la mobilità su una scuola,
cosa che questa era preclusa. Abbiamo fatto togliere il vincolo triennale all'atto della presa di servizio sulla scuola, cosa questa che era limitante rispetto al diritto delle persone di spostarsi laddove vogliono, siccome sancito anche dalla Costituzione, fra l'altro, che non vincola questa cosa. Sono tutti successi che noi dobbiamo rimarcare fortemente, perché lavorando insieme siamo riusciti in quello che fino a qualche anno fa, quando furono emanate queste norme, qualcuno ritenevano impossibile da raggiungere. Quindi, credendo che abbiamo fatto un lavoro giusto, altrimenti non lo faremmo, faremmo altre cose, e credendo che il modo di farlo sia questo, è per questo motivo che siamo qua ancora tutti insieme a perorare e a reclamare i diritti per il personale della scuola, sia esso docente e sia esso non docente. Non solo Siena è mobilitata oggi, ma in tutte, si dice in tutte le piazze, anche se poi le piazze nostre sono le scuole, sono gli istituti di istruzione superiore, sono i comprensivi, laddove c'è il personale, sono gli uffici scolastici provinciali e gli uffici scolastici regionali, ma in tutti questi luoghi ci sarà un presidio, ci sarà una manifestazione, ci sarà un sit-in, ci sarà un'assemblea provinciale che in contemporanea si svolge in tutte le regioni, in tutti i capoluoghi di provincia italiani. Ovviamente noi saremo presenti alle nostre sigle regionali. E dal prefetto che cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo quello che abbiamo sempre incontrato, una grossa corresponsione di volontà nel far sì che dalla periferia le esigenze che vengono proposte arrivino al centro, perché poi di fatto noi sappiamo che i percorsi decisionali sono al centro, però noi vogliamo questo, cioè far sì che le nostre idee, non solo di Siena, ma anche di Grosseto, di Pisa, Lucca, Pistoia, per rimanere in Toscana, arrivino al centro, per far vedere che il sindacato non è soltanto la manifestazione che c'è stata qualche tempo fa, dove eravamo molti, eravamo tutti presenti, ma è anche su posti di lavoro e si dipana capillarmente sul territorio. Laddove ci sono i diretti interessati, i nostri interlocutori principali sono i non docenti, il personale ATA e i docenti, e di loro dobbiamo ascoltare le legittime istanze, dobbiamo farcene portavoce, dobbiamo portarle avanti, perché i nostri percorsi devono essere, diciamo, su due assi, orizzontali e verticali. Orizzontali laddove si va sul territorio a cercare di capire, a interloquire con le persone, perché la scuola è fatta principalmente di persone che sono gli attori veri del percorso didattico, docenti e non docenti, perché dobbiamo, una cosa io dico sempre, colleghi mi scuseranno se sono logorroico, io dico sempre questo: una scuola senza docenti non può esistere, ma una scuola senza personale non può funzionare. E insieme concorrono, ciascuno con le proprie competenze, ciascuno nella propria capacità professionale, a costruire un percorso, a costruire qualcosa che serve a tutti, perché la scuola pubblica è di tutti, non è solo nostra, docenti o personale, ma anche dei cittadini come fruitori. Anche noi siamo stati o siamo fruitori del servizio, perché i nostri figli e le nostre figlie frequentano la scuola pubblica, vanno a frequentare la scuola pubblica. Quindi ci aspettiamo che le istanze dalla periferia vengano ricondotte al centro, e se tutte le istanze della periferia sono le medesime, e sono per forza le medesime, perché noi partiamo tutti da una piattaforma comune, se guardiamo il volantino ci sono tutte le nostre sigle, vogliamo che siano rappresentative di tutto il personale della scuola. Una situazione che oggi il mondo della scuola ha denunciato a livello nazionale. Il governo attuale, ma anche quello precedente, dicono, hanno indetto dei concorsi straordinari dedicati al personale docente abilitato e banditi a livello regionale per correre ai ripari. Ma il sistema dei concorsi in Italia non funziona, e così il concorso straordinario nella scuola media e nella scuola superiore per molti classi di concorso stenta a partire. Anche per il prossimo anno non vogliamo una scuola precaria. Occorre avviare una fase transitoria dove i docenti abilitati possano accedere in maniera immediata all'assunzione a tempo indeterminato e quindi all'anno di formazione. Una fase transitoria che allo stesso tempo valorizzi i docenti non abilitati con almeno 3 anni di servizio nella scuola. In tutte le province a capoluogo si ha notizia di un qualunque tipo di o assemblea o sit-in o incontro o conferenza stampa, come abbiamo fatto noi, vi ringraziamo di essere venuti nuovamente, per perorare le medesime cose che nascono da una piattaforma comune
che poi magari facciamo vedere se può essere di aiuto per far capire anche a chi poi guarderà questo servizio che cosa trattiamo, e che verte, come dicevo prima, su quattro argomenti principali: il rinnovo del contratto anziano di lavoro, che è scaduto al 31 dicembre 2018, il problema del precariato sia per il personale ATA che per i docenti, quindi il problema delle assunzioni in ruolo per coprire posti che restano vacanti, perché voi mi capite, se continuiamo ad andare avanti la scuola con il personale supplente che seppur bravissimo ha un problema di non stabilità nel rapporto, nel senso che un anno sei in una scuola, l'anno dopo sei in un'altra scuola, ciò che costruisci un anno al 31 agosto finisce e si riparte da capo, quindi tutte queste ripartenze qualche criticità, voi mi capite, si può stare. E la terza cosa che si diceva prima, che poi affronteremo dettagliatamente, lo affronteranno i miei colleghi in maniera più ampia, è il progetto di regionalizzazione che alcune regioni stanno portando avanti per regionalizzare il servizio scolastico per quanto riguarda la gestione del personale. Queste sono le cose su cui ad oggi, in questo momento, in tutte le piazze italiane, in tutte le scuole italiane ci sono assemblee o sit-in o qualunque altra forma di incontro con il personale della scuola, con le autorità locali e nazionali e con la stampa.